per andare in onda la puntata numero 23 di Città Confronto. Fari accesi sulla emergenza sanitaria e su alcune questioni politiche eh, amministrative eh, locali. Eh, abbiamo messo insieme un amministratore comunale, il presidente del movimento politico Start Cicli e il commissario della Lega Cicli. Da sinistra salutiamo subito eh, lo startino eh, Emanuele Scala. Grazie, buonasera. buonasera. Salutiamo poi l'assessore a diverse deleghe eh, l'assessore comunale Ignazio Fiorilla, buonasera anche buonasera. a lei e poi eh, il commissario eh, straordinario della Lega Cicli, Pierluigi Aquilino. Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. A menzionare le deleghe dell'assessore Fiorilla si perdeva eh, parecchio tempo, poi piano piano nel corso della trasmissione ci accorgeremo quante deleghe eh, ha l'assessore il, uh, il, comunale. Possiamo certamente com cominciare proprio con lei. Assessore Fiorilla, eh, si è eh, concluso il breve ciclo di screening volontari gratuiti a Zagarone. Eh, il centro di protezione civile ha, ha, ha avuto una funzione importante, ha ospitato questo drive-in. Volevamo solo fare un uh, piccolo bilancio su come sono andate queste tre settimane, questi tre weekend di screening volontari. Possiamo certamente anche togliere la mascherina. Tutto questo prima di eh, affrontare un po' gli argomenti della serata che hanno a che fare con l'attività amministrativa e politica locale. Abbiamo come sempre 40-50 minuti a disposizione, quindi interventi brevi in modo da poter ospitare più, più, più pensieri, più uh, idee, più proposte. Fiorilla. Lei ha accennato a questa esperienza del drive-in in uno spazio specifico che è il centro operativo misto, com. È un livello superiore rispetto al centro operativo comunale perché non solo nelle fattispecie che sono emergenziali e quindi subito dopo un evento, ma in questo caso in termini preventivi abbiamo potuto dimostrare che resilienza, che non è sinergia, sono tanti fattori che coincidenti che in questo caso la pubblica amministrazione, il governo di Scigli, l'autorità sanitaria a livello distrettuale dell'ASP di Ragusa con il dottore Alicuo, il dottore Caruso, che coordinava, il dottor Claudio Caruso, che coordinava questa, uh, questo dispiegamento di forze sanitarie e quindi l'amministrazione comunale in uno spazio apposito con tutte le garanzie di legge che dovevano necessariamente consentire una Riservatezza di un dato seguente ad una effettuazione di un controllo che si chiamano tamponi. Dico questo perché capisce bene che in nove giornate, tre differenti drive-in ci sono state delle positività, nel senso che sono stati rinvenuti soggetti che in una prima fase di un tampone più immediato di riscontro è stato successivamente poi. Ripetuto, ripetuto sì. e di conseguenza noi, Scigli, rispetto ad altre realtà, possiamo benissimo dire che questa prevenzione ha dato i suoi frutti. In questo caso abbiamo messo in garanzia la popolazione. Deve sapere, dovete sapere, sapere che qui su nove giornate all'incirca ci sono stati mediamente in totale comunque 400-500 tamponi a, a, a seduta, sì. a, 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 ad effettuazione ad intervento, per dire, capirci. Sì. Noi risultiamo come comune di tutti i comuni della provincia di Ragusa con un rapporto tra popolazione e risultato. 2,26 all'incirca di percentuale, che è il più basso rispetto a tutti gli altri, ma i nominativi, le persone che sono poi risultate oggetto di maggiore attenzione e cautela, erano principalmente provenienti da altri comuni. Questo cosa vuol dire che a Scicli è stato fatto un certo tipo di lavoro, si è lavorato bene? Guardi, lei ha messo, come si vuol dire, non solo il dito in una piaga, ma in questo caso in una positività di indirizzo politico. La maggiore attenzione che ultimamente nelle pubbliche amministrazioni si, si riversa no? è proprio sulla sicurezza dei cittadini e chi dà poi questo risultato di positività? Il cittadino. Più il cittadino adotta un modello di vita e di socialità più le precauzioni sono attenzionate, quindi l'indossare la mascherina, igienizzare le mani, avere dei comportamenti adeguati per quanto riguarda questa possibilità di distanziamento sociale, a Scicli si è concretizzato. Abbiamo avuto pochi casi rispetto agli altri comuni, ma questo ci deve ancora non fare allentare la Guardia, mantenere la Guardia sempre l'attenzione alta, perché da qui. Ne può derivare una conseguente, possibilmente come dice, dicono altri. La terza fase. Ecco, noi dobbiamo cercarla di evitare perché a cicli questa modestia nei cittadini noi la troviamo senza nessuna presunzione. Qui la politica non deve fare il gioco che, in altre parti, c'è nell'aprire, chiudere, chiedere interventi. Qui la presenza. Mi permetto questa sera di incontrare il commissario cittadino della Lega, Pierluigi Aguilino. Abbiamo avuto anni, anni. Qui non ci dobbiamo separare. Qui la politica, come ripeto, non deve creare scontri. Va bene, facciamo spendere qualche secondo anche a Emanuele Scala su questa questione emergenziale e poi a Pierluigi Aguilino proprio eh, per chiudere questa apertura che abbiamo dedicato volutamente agli screening gratuiti volontari di Contrada Zagarone. Emanuele Scala, di Start Cicli. Sì, grazie. Eh, poco da aggiungere a quello che ha detto l'assessore Fiorilla, che ha un po' diciamo, fatto il quadro di questi tre incontri di tre fine settimana diversi è importante è stata la possibilità di effettuare un tampone che poi riguardava più che altro gli asintomatici no? persone che liberamente certo. pensando di stare bene comunque sono andate diciamo, ad effettuare questo controllo per un rispetto non solo proprio ma anche degli altri questo è stato fondamentale e infatti alcuni esiti che poi hanno riguardato come è noto a tutti anche alcuni ragazzi delle scuole che prontamente sono state chiuse alcune classi sono stati anche sanificati prontamente anche i locali questo ha permesso di prevenire, come diceva l'assessore Fiorilla, non solo adesso ma anche per il futuro. C'è stato questo lavoro di rete, no? Sì, Scala. ovviamente, diciamo, in cui c'è stato un coordinamento fra eh, la struttura diciamo, dell'amministrazione comunale, la struttura sanitaria, ma anche eh, e la struttura diciamo, scolastica, in qualche modo, che ha dato, eh, si è fatto trovare 30. L'augurio la, 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 che è quello che faceva anche l'assessore Feriglia è che comunque noi continuiamo eh, nel mantenere quelle che sono le regole che il governo nazionale, in questo caso le, il comitato tecnico scientifico, impartisce non solo a livello nazionale ma poi di conseguenza anche a livello locale, quindi distanziamento sociale, l'utilizzo della mascherina ovviamente evitare assembramenti, evitare momenti che... Anche perché adesso sì. arrivano le feste, quindi Ovviamente attenzione. quindi ancora maggiore attenzione e quindi, è qui l'ultimo diciamo, eh, input dell'assessore Fiorilla, eh, è quello di evitare anche polemiche sterili sulla necessità di dover aprire. Eh, L'importante in questo momento è evitare la terza ondata perché potrebbe essere ancora peggiore della, non solo della prima, ma come ho visto anche della seconda. Quindi eh, è un invito a tutti gli abitanti di Scicli a mantenere e diciamo, a rispettare le regole. Ecco, per Luigi Aquilino, proprio per chiudere questo eh, sì. argomento con cui abbiamo iniziato, ma gli argomenti sono ben altri. Eh, Aguilino, 30 secondi. Io volevo, dire, volevo spendere poche parole e aggiungere a quelle che già sono state dette, perché penso che eh, sia stata una cosa molto importante questo momento di eh, attenzione nei confronti della popolazione ciclitana, perché pensavo sinceramente che qualcuno magari si era eh, messo eh, come dire, a non lavorare per la popolazione anziché invece prodigarsi, così come magari è successo in, ambito, eh, in altri ambiti diciamo, della politica. Invece devo dire che qua, come diceva bene anche l'amico Fiorilla, abbiamo messo da parte la... Politica per eh, rispettare secondo me in questo preciso momento dei principi sanitari e dei principi della salute che sono fondamentali. Voi della Lega avete fatto mm. diversi interventi. Sì, no? Diversi interventi per quanto riguarda. vi siete eh, messi di traverso. Assolutamente, eh. assolutamente. Da questo punto di vista, lui è testimone: su qualsiasi fronte noi da quando c'è il Covid abbiamo cercato di suggerire, collaborare e soprattutto dare anche delle dritte. Io, eh, Tant'è vero che voglio spendere due parole anche per quanto riguarda l'organizzazione che parte dal direttore a Caruso e, e quant'altri, perché hanno rispettato un, un protocollo molto importante che è quello dell'efficacia efficienza ed economicità, che non riguarda un eh, bilancio comunale, ma bensì riguarda il fatto che molte persone che non avevano la possibilità economica di fare un tampone e ce ne sono diversi, perché la crisi, purtroppo anche con il Covid, è aumentata, anzi, forse addirittura. C'è un aumento anche dei poveri, da quello che si sente dire e da quello che vediamo tutti i giorni. E lì c'è stato proprio un momento di raccolta per poter stabilire realmente le persone che già erano preoccupate, le persone che non potevano economicamente superare questo step. Abbiamo fatto così, come si suol dire, una cosa per tutti, ma soprattutto per mettere in sicurezza, come diceva poco fa. Eh, scala, anche i ragazzi che vanno a scuola perché la, la forte preoccupazione sia del eh, presidente eh, diciamo Conte ma anche del sindaco soprattutto perché lui è il preside è quello di trovare pochi contagi a scuola perché i contagi dei ragazzi purtroppo portandoli a casa ci sono i genitori ci sono i nonni e quindi è tutto un susseguirsi eventualmente di eh, contagi, ma soprattutto mettere in sicurezza le persone più anziane. Questa è stata una cosa veramente eh, da elogiare e soprattutto è stata efficiente. Io sono stato là personalmente per vedere eh, materialmente come operavano e devo dire che c'è stata anche molta discrezione per coloro i quali, come diceva eh, Fiorilla, sono stati positivi, nessuno si è, eh, si è fatto capire, chiamavano le persone in modo molto riservato e questo eh, significa che c'è alta professionalità quando si fanno questi lavori oh, facciamo scendere il sipario sull'emergenza sanitaria era tra l'altro anche doveroso apriamo eh, l'argomento centrale vero della, eh, su cui abbiamo appunto impostato la trasmissione eh, stasera Ignazio Fiorilla parliamo di azione amministrativa per quello che certo possiamo fare in 50 minuti e parleremo pure di prospettive eh, siamo a fine, fine anno è chiaro che poi sul piano politico ci sono dei movimenti poi questo magari ne parleremo nella parte eh, finale. Intanto alla gente interessa capire come questa città eh, viene amministrata pur in, eh, in questo periodo di emergenza sanitaria. È una città che vuole certamente delle risposte. E io nei giorni scorsi eh, ho visto come spesso no, gli amministratori vengono eh, messi in crocifissati. Insomma, eh, lei recentemente con questa questione di manutenzione, insomma, mi pare che diverse bordate ha ricevuto, eh, perché le strade sono rotte, perché talune strade eh, non vengono considerate, ci sono queste criticità. Ma è così difficile gestire eh, le manutenzioni, il decoro in città. Lei poi, tra l'altro, qualcuno ha segnalato la cosa, è uscito una segnalazione sulla nostra testata e lei subito è andata lì a sistemare quei, eh, quelle buche no? proprio giganti. Eh la domanda è questa, è difficile garantire una perfetta manutenzione delle arterie cittadine eh, e anche altre cose, il decoro ad esempio qui a Iungi, visto che c'è lei stasera, ne parliamo con uno che è competente, a Iungi c'è quest'area che è abbandonata, mi riferisco alla riqualificazione del quartiere eh, c'è erbaccia rifiuti di ogni genere e certamente non è un bel biglietto da visita, non lo dico, non lo dico io ma voglio dire sono i cittadini che Scrivono, che postano, e lei lo sa meglio di me, eh, Assessore, parlava non di radi, però, crocifissione per, per dei, degli amministratori, e a dire la verità, uno degli amministratori più crocefissi, eh, posso anche essere io per quanto riguarda le deleghe che ho. Non aspetto le stigmate. o le stigmate non diventerò né beato né santo, però devo dire che la gente astratta può chiedere di tutto, però noi non siamo attrezzati a fare miracoli, perché la prima cosa che uno deve curare è anche un aspetto amministrativo. Le cose si possono fare con i soldi, senza soldi si possono fare solo proclami, tutto quello che vuole, sogni, sogni. Allora noi per la prima risposta a che devo dare a lei, che fa un eco alle richieste che dalla cittadinanza possono arrivare, e non solo questo eco, ma deve avere poi una risposta positiva, fattuale. Devono essere riparate le buche. Parlavo dei soldi. Una buona amministrazione, la prima azione è quella di risanare, ripianare gli equilibri contabili. Lei saprà, come me, che Scicli non vive di, come si suol dire, come certe amministrazioni che non avendo i soldi, però spandono, spendono, creano debiti e noi alla fine. Abbiamo una situazione particolare che ci ha comportato quello di rivedere che cosa si poteva fare con quello che c'era disponibilità e siamo arrivati a ripianare un po' tutti i conti con un riequilibrio contabile e oggi possiamo dire che abbiamo approvato un consuntivo nel 2020 del 2019, sì. con una possibilità da qui a, pochi, a poche settimane di concludere l'iter di approvazione del bilancio. Il passaggio successivo cos'è? Eh, il Revisore dei Conti? Il Revisore dei Consiglio Conti Comunale. già l'hanno avuto e già da stamattina, per non dire mi pare ieri, stanno valutando e sono sottoposti gli atti alla loro valutazione. Successivamente non so il risultato, spero comunque perché ne siamo convinti che sarà un risultato positivo da questo punto di vista, verrà trasmesso alla Commissione Consigliere di conseguenza, al Consiglio Comunale. Qualcuno mi accusa, mi cerca di crocifiggere, ma questo sa che cos'è, io sono piuttosto anziano. Sin dal mio insediamento, era luglio del 2019, non è che mi sono mancati gli attacchi, sono, provengono da tutto e questo è legittimo. Io proprio stasera e in prossimità del periodo natalizio, agli amici è inutile che rivolgo gli auguri, questi se li spettano. Io invece voglio fare gli auguri a chi in, questi, in questo ultimo anno e nell'ultimo periodo sono i miei detrattori. E che mi hanno, messo. hanno dei detrattori, no? Prego. tutti hanno dei detrattori, ma ci mancherebbe. Da... Io invece ora voglio fare, voglio fare gli auguri. Voglio fare gli auguri di tanta e buona salute perché i detrattori sono biliose. Ah, hanno un motivo questi eh, su suoi particolari auguri, eh, eh, assessore? No, perché a me, dopo lo sforzo che io eh, profondo per questa attività, io non sono né Gualtieri né Tremonte e né tantomeno un altro. Come si suol dire, professore sono, universitario. Ma perché qualcuno magari diceva che a Natale lei il panettone non lo mangiava e invece. Guarda, io il panettone lo mangio, eh. ne devo mangiare poco, però lo Mi devo salvaguardare la salute. Quindi era riferito. Se era un problema di pastizze persone. impanate, glielo assicuro che quest'anno ne mangerò di meno per le famose precauzioni da tenere. Eh, comunque, il panettone lo mangerà. Per cui io, per ritornare ai miei detrattori. Gli voglio, voglio loro dedicare questo mio pensiero. Devono stare sereni, perché qui noi andiamo a fare dei trattamenti di prevenzione per non trovarli positivi. Quindi, siccome i miei detatori sono negativi, io non auguro di diventare positivi nel senso di coronavirus. Eh, ma di essere propositivi ok assessore eh, dicevo due questioni anzi sì. lei poi ha sollevato quella del bilancio poi la affronteremo più avanti eh. con i nostri ospiti che dobbiamo far parlare sì. eh, però manca la risposta no, alle sì. mie domande eh, manutenzione è così eh, difficile ma... fare questa manutenzione con una, quelle strade davvero Guarda. pericolose certo. e iungi, ungi no? questa questa del campo allora, lei si delle Olimpiadi, alla insomma. riqualificazione di un quartiere che comunque lei saprà che ci sono alcune condizioni essenziali, una delle quali è la famosa, diceva Pierluigi poco fa, mi suggeriva, eh, mi dà l'assist, è la cabina Enel, che in questi giorni, okay, l'avrà la potuto notare, ma perché non si va avanti con i lavori? Perché siccome il bilancio è quello che consente poi l'assegnazione delle risorse in un piano esecutivo di gestione, un bilancio preventivo che viene approvato negli ultimi giorni dell'anno, come pensa che si possa affrontare senza avere un esercizio finanziario provvisorio? Ad esempio, voi non potete fare pressing, no? Ho capito il discorso. Devo eh, capire no, i cittadini. Che lo capisca lei, ditta, mi rendo su, conto, su, ma i cittadini lo devono capire. Sulla ditta che potrebbe certo. intervenire, magari pulendo momentaneamente questa. Quest e l'abbiamo fatto fare tre volte. Purtroppo, pur, quest'anno, se l'erba cresce ed è ripetutamente cresciuta e l'impresa deve mantenere questo spazio e lo fa con ingente risorse che aspetta perché il bilancio le avrebbe consentito di prendere degli stati di avanzamento lavore. Non dimentichiamo, assessore, che siamo una città UNESCO, eh, quindi voglio dire... Sì, ecco ma l'UNESCO perché... con Iungi c'entra poco. Vabbè, ma fa parte di cicli Iungi, sì. No? Ecco, a in proposito, lei Junge. ha detto UNESCO, ma l'UNESCO deve essere garantito intanto in tante sfaccettature, una delle quali, per cui ora lei, visto che mi sta sottoponendo a un'altra... Piccola pseudo io le posso dire che su via Francesco Mormino Penna è da un po' di tempo che si aspetta l'interramento della rete elettrica. Quella che lei vede i fili sospesi, è passato un po' di tempo, e in quest'ultimo periodo, pochi giorni fa, ho avuto l'assicurazione da parte del responsabile unico del procedimento, l'architetto. Giambattista Tumeno Titta che a giorni sta effettuando l'Enel il sopralluogo. Pagheremo questo diritto di accesso per poter fare il sopralluogo e si inizieranno i lavori. Questo è quello che voglio trasmettere. Le buche eh. le facciamo, ma attenzione, come le facciamo? Senza avere la possibilità di una risorsa economica di indisponibilità, c'è un'altra risorsa così come quella che abbiamo avuto e impiegato nel trattamento anticovid. il volontariato. Il volontariato non è come i detrattori che parlano, scrivono, il Iene digitale, tutto quello che vuole, il Reverso, Beliose. No, qui il problema del volontariato entra in gioco. Lei ha potuto vedere e alcuni famosi rattoppi sono stati effettuati col volontariato sono stati fatti col volontariato e con la donazione da parte di alcuni imprenditori che hanno messo in disponibilità. Questo è quello che lei deve far emergere. Questa è la rete di solidarietà. Alla fine in questo... Via Senia che cosa è successo? Prego? Alla fine in Via Senia siete intervenuti, che cosa è successo? In Ma Via Senia stato... è successo questo. Lei forse mi perdono, no, lo, lo prendiamo non a saprà che noi abbiamo avuto gli ebrei a Cicli nel 1400. E proprio quella che lei chiama via segna, lei non sa perché si chiama via segna. Mi perdone, non è uno, è uno stimolo a farle sapere perché lei dovrebbe diffondere anche queste conoscenze. Io forse lo so perché. Nei, Nei toponimi. Quella è una segna perché c'era giù una fonte dove veniva un pozzo, dove veniva attinta l'acqua, portata in superficie e data poi alle famose. Canavate o Me lo raccontava mio, mio padre, ecco, che è di origine è di quella zona. azione, che è quella della rete fognaria. Ma lei lo sa che la rete fognaria sciclina, in parte, che non è colpa delle, di, di Ignazio Fiorilla: i fognoli non hanno una rete chiusa, un tubo chiuso. Sono dei, degli accorgimenti dove scorre l'acqua e ogni tanto quando si chiede la famosa sta satura tutto questo per dire che cosa? Insomma. per farle capire che dove c'è in via Senia che voi avete dato l'opportunità di dire perché c'è questo sprofondamento non siamo a Pozzuoli e questo ci mette garanzia la subsidenza del terreno che sprofonda lì in quel caso è una deviazione di una rete vecchia obsoleta che devia l'acqua della fognatura è andata a creare un meandro N effetto sifone abbiamo messo nel tempo tre motocarri di terra o di terriccio di pietra che vengono via via assorbiti e mandati via nel sottoterra allora Forse da lì estruzzo, dovrebbe, no? il calcestruzzo il calcestruzzo può essere una soluzione ma non è che qui bisogna cementificare e basta Va bene. lì il problema è togliere la causa che è la fognatura e di conseguenza lì non dovrebbe più esserci perché se lei oggi non l'ha dato la notizia che in due giorni abbiamo effettuato un, eh, un, la messa, come dire, di materiale adeguato. E questo deve essere insomma voi eh, Vabbè, dal lo... comune farmi, guardi, farcelo sapere. Ma mi conosce, io non va sono bene, abituato a fare né selfie e né tantomeno post su Facebook. Va bene, allora abbiamo dato Accettiamo gli elementi. facciamo gli stimoli che ci propinate. O ci proporrete o ci proponete e noi le dobbiamo giustamente dare una risposta. Così come all'ultima che lei ha fatto, non credo lei, forse qualcuno sciglio video notizie, mi pare che passa, su via Monte sì, su via Monte, su via Vincenzo Monte, lì c'è stato un intervento che nel tempo, ma prima noi a qualche anno che abbiamo fatto degli interventi lì, dove c'è stata fatta la scarifica del manto stradale, è stata realizzata una. Di condotta e ora serve soltanto l'asfalto. Vi assicuro che stiamo predisponendo tutto quanto necessario. Perché ancora lì, se avete visto e se avessero fatto l'asfalto, dovremmo rifare tutto. E invece in questo caso c'è il cemento. Ora metteremo l'asfalto e daremo un'ulteriore risposta positiva ai cittadini. Va bene, facciamo riposare l'assessore che ha parlato Grazie. parecchio in apertura. Eh, Emanuele Scala, al di là no, del ruolo politico, lei stasera tra l'altro è nella, a doppia veste no, di presidente del movimento politico Start Cicli e di consigliere comunale. Al di là della posizione. Perché lascia in questa fase molto a desiderare la manutenzione in città, strade urbane, insomma il decoro che, che, che davvero si fa desiderare? Ecco, qual è la situazione che lei registra? Non è che, diciamo che ne ha diciamo, parlato con l'assessore Ferrilla cercando di spiegare le motivazioni per cui si può arrivare tardi su un intervento. Spesso diciamo, si banalizza, mi lasci passare questo termine, quando si dice che è un problema di soldi, ma proprio nella sua banalità è proprio la realtà concreta. La realtà concreta perché, per esempio, con l'anno scorso degli interventi importanti richiesti da tanto tempo, come la Via Valdo, per esempio, no? che era un problema annoso, no? non solo per gli abitanti, ma perché adesso ora c'è anche un'attività eh, diciamo di trasporti, quindi c'era anche un problema anche di pericolo, è stata fatta come? Dopo la, la definizione del bilancio, determinate risorse possono, sono state assegnate per quel tipo di, eh, di intervento. Eh, per questo diciamo con la necessità di avere un bilancio in questo caso di previsione, quindi di programmazione, tutte le spese è fondamentale averlo con largo, diciamo, anticipo, l'aveva detto l'assessore arrivando alla fine Diventa quasi diciamo, eh, utopico pensare di fare interventi su, in questo caso sul 2020, no? quindi che si, che si è finito. Ma non è un problema della, in questo caso è lui che ha la delega. Ma è una questione che si riversa diciamo, da tanto tempo. Anche il i precedenti assessori sono sempre arrivati diciamo, lunghi no? con la presentazione e quindi con eh, la proposizione al Consiglio Comunale poi di questo diciamo, importante eh, strumento. E quindi Forse più che lavorare sulla manutenzione dobbiamo lavorare nella capacità di poter arrivare con un congruo anticipo per poter giustamente eh, stabilire quali sono le risorse e far sì che nessuno venga crocifisso perché si manca lì o manca lì, manca da qualche altra parte l'intervento. Eh, ripeto, sembra una banalizzazione, ma eh, io la volta passata quando diciamo, discutevamo con gli altri ospiti ho fatto... Oh, ho fatto un esempio, è quello di trovarsi dal lato dell'amministratore è un conto, trovarsi dall'altro lato della barricata, giustamente perché la, la, diciamo, con la posizione politica in quel momento è essere all'opposizione o, o essere diciamo, con un eh, osservatore esterno, non ti dà tutta una serie di strumenti per poter valutare quelle che sono poi le difficoltà che vivi quotidianamente. Ripeto, sembra banalizzare anche questo aspetto, ma purtroppo è così pure. Diciamo che la, la capacità di analisi non potrà mai essere la stessa. Non è per difendere l'assessore ferillo o comunque chi fa parte della maggioranza perché in qualche modo deve mettere pezze per dire, ah, devo, o comunque trovare scuse. Ma proprio veramente la percezione della realtà è completamente diversa. Ovvio, su questo... Eh, chiudo va sempre cercato di migliorare, infatti, l'input eh, all'assessore, ma l'input alla struttura in generale dell'ente comune di velocizzare, di essere più tempestivi, di proporre gli strumenti, in questo caso finanziari che sono essenziali, seppur poi nelle ristrettezze, perché l'ha ricordato precedentemente, siamo sempre, lo dobbiamo ricordare a tutti, a tutti che siamo in piano di riequilibrio. Quindi la contrazione della spesa è già stata imposta. Quindi, questo, su questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Eh? Ok, poi toccheremo anche l'aspetto bilancio, visto che è stato posto sul tavolo. Eh, volevo andare da Pierluigi Aquilino, che dice sì. l'opposizione? Eh, io diciamo che questo argomento l'ho toccato diverse volte. Il con, consigliere comunale Enzo Giannone. Con Enzo Giannone, sì. con l'amministrazione. Cioè, in seno, in seno al Consiglio. Con, anche voi, anche voi sì, avete sicuramente, più sicuramente. volte e, fatto interventi. Per ritornare a quello che diceva l'amico Fiorilla, l'assessore Fiorilla in questo caso che non vorrei assolutamente crocifiggere perché qua non si parla di crocifiggere, però secondo me tutto parte da una programmazione, scala, dice che cosa vuoi dire dalla programmazione? La cabina dell'Enel, esempio che ha fatto lei, Leuccio per quanto riguarda sì. il piano particolareggiato di Giungi, eh, mi chiedo e ho chiesto lumi su questa cosa perché non è da ora, ci sono stati degli incontri, e quant'è la spesa per togliere cioè, all'incirca sui 70.000 euro che mi sembra che sia perché giù di lì insomma qualcosa del genere e da quattro anni che hanno cominciato i lavori e nessuno aveva programmato che la cabina dell'Enel lì doveva essere tolta allora io dico all'inizio di questa Legislatura di questa amministrazione, non voglio assolutamente dire se è colpa di uno no, no, o dell'altro, certo. poi si tratta addirittura di progetti, forse ventennali. Si parlava di questa rotonda dall'epoca falla, sì. quindi eh, diciamo che è passato pare parecchio tempo: nessuno mai, o amministratore in questo caso, o comunque i tecnici, ha mai programmato qualcosa per dire, ma se da qui ai prossimi anni cominceranno i lavori, questi 70.000 euro della cabina che dobbiamo demolire. Possibile che non, non li abbiamo prontamente perché non li abbiamo messi in conto e però c'è 4 milioni di euro di spesa, e non sapeva nessuno che 70 mila euro dovevano essere date all'Enere per toglierli. Questo è quello che mi chiedo io, ogni qualvolta si parla di spesa, perché è vero anche se ci sono stati. E gli introiti dei royals dei, del petrolio eccetera eccetera che hanno contribuito a fare qualcosa sicuramente al comune di Scicli all'incirca 11 milioni di euro dovevano essere 30 ma sono stati ben pochi rispetto a quello che ci aspettavamo però è vero pure che da lì a dire sempre non ci sono i soldi non è l'unica giustificazione perché Scicli così come Iungi così come eh, tante altre vie per l'illuminazione Zagarone la manutenzione, ho parlato pure con l'assessore eh, Mirabella che tempo fa ci ha ospitati al Comune insieme a una delegazione della Lega, insieme al consigliere Giannone, dove io ho precisato, per fare l'esempio, a Zagarone è una zona ormai non solo artigianale, e chi opera nel settore vuole un ampliamento, cerca un ampliamento del settore. Ma non solo, ci vanno delle eh, associazioni a correre, ci vanno i padri di famiglia, ci andiamo tutti per farci una passeggiata post-covid, pre-covid, durante il covid. E ho chiesto solo la pulizia perché lì purtroppo c'è un difetto che è quello del mercato il martedì, perché i soldi che si spendono per pulire quella zona sono pochissimi, non solo per la scerbatura, caro Fiorilla, ma soprattutto perché quando ci sono giornate di vento... Tutto ciò che all'interno di quell'area dove atterrano gli elicotteri quando c'è soccorso, dove si fa la famosa fiera, vanno eh, dispersi per tutto il territorio. È una eh, zona che in questo caso è resa come un immondizzario. E l'ho precisato dicendo all'assessore se ci aiutava in tal senso. Ha detto sì, faremo qualcosa. Sono passati più di 7-8 mesi. Non si è fatto nulla. Io voglio dare un suggerimento così come ho già dato all'amministrazione. Qualcuno diceva volontariato, io sono per il volontariato, ma soprattutto ho appresso le associazioni che lo fanno, qua a Scigli ce n'è qualcuna. Non ci dimentichiamo che ci sono i volontari del reddito di cittadinanza e io ho fatto una precisazione sia al sindaco, sia al sindaco di Scigli, ma soprattutto al capofila di Modica, quale responsabile, dicendo se queste persone vengono naturalmente sovvenzionate dallo Stato possono tranquillamente contribuire a quelle che sono le manutenzioni, io non dico che chi ha problemi di salute deve necessariamente lavorare, ma chi ha la possibilità di aiutare volontariamente perché pagato dallo Stato, da coloro i quali noi, giustamente poco fa lei parlava di persone che pagano o non pagano le tasse, vero è? Ma gli sciclitani si vogliono come dire, sentire anche al centro dell'attenzione perché ci sono anche quelli onesti che pagano e vogliono essere anche, non dico serviti, ma almeno ringraziati di quello che è il proprio contributo. Ci sono tante risorse che noi possiamo utilizzare. Io ho fatto queste proposte durante questi mesi, però è vero pure che non è partito nulla, non, almeno da quello che so io, addirittura il direttore di, dell'Inps di Ragusa che è il responsabile ci diceva insieme a Enzo Giannone che non è mai partito nessuna richiesta da parte di qualcuno, che sarà il capofila di Modica o non so chi, per aiutare, così come dice l'assessore, con il volontariato che è già pagato e fare qualcosa per la città. Io pretendo questo, non dico che devono essere per forza volontari, ma almeno sfruttiamo le risorse laddove c'è la possibilità di sfruttarle. Allora, eh, una breve risposta? Sì, certo, eh, la merita, certo. Qui è non bisogna trovare il colpevole qui stiamo veramente in un tra eh, non solo amici perché qui la politica poi magari si fa eh, per chi eh, sta rappresentando la Lega e attualmente posso benissimo dire e affermare alle, come si vuol dire con eh, responsabilità mia personale delle cose che dirò a livello provinciale c'è il dottor Salvo Mallia persona degnissima Persona che rappresenta la Lega in questo caso che non sono miei nemici avversari da un punto di vista ideologico, perché no? È così. Però se uno vede che la rappresentatività di un movimento, ex movimento, partito, partito. Lega, prima Nord ora Lega, è rappresentata da uno come Salvo Mallia. E io dico: si può discutere. Se a Cicle la Lega è rappresentata dal commissario Pierluigi Agulino, si può discutere. Se a livello provinciale c'è un giovane, un responsabile organizzativo provinciale di Scigli, mi pare, sì. è una cosa positiva. Si può iniziare a dire, ecco, qui non bisogna alzare le barricate, qui non bisogna dire le cinque giornate di Milano che è uno scontro. Qui si può discutere sulle problematiche e io do una risposta serena, pagata. Sono rivendicazioni giuste che provengono dal popolo per il tramite di un interesse o un portatore di interessi diffusi e collettivi, che in questo caso è rappresentato da Pierluigi Aguelino. Cosa chiede? La cabina non è un problema di soldi. La cabina dell'Enel... No, lo diceva che bisognava prevedere prima questo... E l'ho capito, ma quando si fanno i piani di esproprio, quando bisogna fare il famoso progetto, se quella cabina era su uno spazio pubblico, si pensava che la cabina era su uno spazio pubblico. E se quello spazio pubblico una volta fu data all'Enel e poi nel tempo lo spazio pubblico era diventato dell'ENEL e quindi poi per poterla togliere bisognava trovare un altro spazio pubblico da assegnare all'ENEL in un altro luogo. Questo comporta per la titolarità patrimoniale spettante ad ogni ente che poi tutela i propri interessi, ha fatto perdere tempo. Non è soltanto per l'impiego dei soldi che bisognava trovare che c'erano. Ecco, dopo tanto tempo e dopo oltre più di un anno, che sono serviti per la regolarizzazione di atti pregressi, frazionamento e atto da un notaio a Siracusa. Si è regolarizzato il tutto, l'Enel sta provvedendo, ma nel frattempo bisogna dare altre risposte. Se i cittadini non pagano perché c'è il covid, c'è il coronavirus e ci sono i differimenti dei termini, le leggi vanno rispettate. Si danno queste garanzie, queste opportunità di dilazionare, di differire, ma quando uno dilaziona o differisce e non entra niente, non nelle case, e quello è un problema, nelle cittadine che non possono vivere, ma anche la pubblica amministrazione senza tasse non può vivere. E allora lei che cosa mi consiglia di fare come assessore con delega al bilancio, non alle tasse? perché l'assessore Mirabella, che è stato invocato poc'anzi da Pierluigi Agolino, quando deve dare una risposta per la sua delega, è qui non crocifiggere Mirabella, come sì come sono io, è la Giunta. E allora la Giunta ha, in questi ultimi tempi, raggiunto livelli, livelli di efficienza, non di demagogia. Lei lo sa che il Comune di Modica, e questo ora glielo sto dicendo, Chiaro, perché mentre prima io criticavo l'operato, dopo aver diffidato l'amministrazione di Modica, Ignazio Abate ha pagato, ha pagato quello che ci doveva, ha pagato gli interessi per quello che ci doveva, ci ha consentito, con questo rientro, la possibilità di spesa di qualche cosa. Se non entrano i soldi è chiarissimo, è chiarissimo, e le tasse, ha capito? Oh, una cosa... Ci, eh, siccome, per essere chiare, per, essere chiare, lei, per dare le Lei, lei ha citato nuovamente chi? il bilancio. Sì. Questo bilancio, eh, intanto lo sente suo o del suo predecessore? <ride> questo bilancio è rispondente alle reali esigenze della città? Guardi... Eh, io capisco domande, che lei ha bisogno di alzare lo share no, eh, della trasmissione non mi troverà d'accordo a dire quello che c'era prima di me ha fatto male quello che c'era prima di me ha fatto quello che poteva fare lo anzi suo, le posso dire una cosa forse lei non l'ha visto, capito, rilevato che il consuntivo del 2019 è stato approvato anche di chi mi ha preceduto perché per sette dodicesimi l'aveva vissuto lui. Alla domanda può rispondere, lo sente suo quindi questo bilancio? E lo sento mio con quello che c'è, perché qui, come le sto dicendo, e se mi dà l'opportunità, io oggi, così, avendo dieci minuti di tempo libero, oltre a quello che ho fatto di volontariato, ho sistemato una griglia che è da non dico quanto, dai, perché era prima del mio insediamento, oggi io e Paolino Gambuzza, anche come me crocefisso molte spesse volte, siamo andati al mercato ortofrutticolo di Donna Lucata. Abbiamo sistemato la griglia, che era in ghisa, e abbiamo sistemato due transenne, due, scusa, eh, eh, si chiamano... Eh, insegne, da volontari. Verticale. Da volontari. No? Sì. Bene, perché le dico questo? Perché ho trovato che quello che io mi sto, come si vuol dire, trovando ora a, ad affrontare il bilancio, che è una prassi consolidata e costante a partire dal 2015, quando vennero i tre commissari antimafia. Guardi che non è che hanno fatto cose mirabili, come noi, si sono trovati, si sono trovati a fare il consuntivo del 2014, dopo. Ma noi siamo entrati, noi, mi perdoni, siamo entrati nel 2016. E io le posso dire che nel 2016 a dicembre, e quindi nel 2017, abbiamo approvato il consuntivo del 2015. Questo bilancio quando dire? sarà approvato? Sarà approvato senza... entro, speriamo, entro il mese di dicembre per consentire, cosa che abbiamo fatto, nel 2021, 2021 che è tra un mese, le risorse con un bilancio riequilibrato ci consentirà di veramente prendere una boccata d'ossigeno, prepararci, prepararci a poter dire oggi possiamo veramente programmare e non come gli anni passati. Che Quindi ci è fanno, un buon bilancio. È un buon bilancio per quello che abbiamo potuto fare nella sistemazione, sistemazione, riequilibrio dei conti. Perché chi ci ha lasciato precedentemente il bilancio nelle condizioni. C'è una Corte dei Conti a cui bisogna dare risposte, c'è una Corte dei Conti che ha fissato dei paletti, ci sono le tasse che speriamo Quindi in che questo significa? breve che, tempo... Chi, chi ha preceduto lei non, non lo ha no lasciato. Ma erano condizioni che venivano ereditate nel tempo. È inutile dare ora la colpa eh, a San Giuseppe e alla Madonna certo, che nel 2020 cercavano di questo. dare un'opportunità alla vita eh, religiosa, cristiana. va bene Posso bene. La posso stoppare? Eh, certo che lo posso stoppare. Voleva dire ancora qualcosa? No, io voglio solo dire che la Lega è uno dei maggiori partiti a livello nazionale. Cos'è una stima? No, non è. È una di quelle che governano la regione siciliana, per il tramite anche del Presidente Musumeci. Io non do questa possibilità di dire necessariamente a priori loro sono cattivi, sono neri, io sono bianco, rosso, più che altro rosso, ma il problema è, voglio dire, qui ne va della città, della popolazione. Vi invito, se volete eventualmente sostituire questa amministrazione con un'altra, che non deve essere quella di annientare. Cartagine c'è stata una volta, Scicli non è in queste condizioni. Scicli non merita di diventare Cartagine. Assolutamente, Quindi assolutamente. io vi suggerisco intanto di scendere nel lagone politico come siete, con problematiche. Bene, si discute, si discute, è l'arte della democrazia questa che ci consente. So, vabbè, ci fermiamo, no, no, ci no, fermi ci fermiamo qui, eh? assessore. Quindi, facciamo. Microfono sempre sotto la bocca. Poi la politica a chi aspetta? Ai giovani. Noi stiamo costruendo, stiamo costruendo, ve lo dice uno che è più grande, ehm, l'età di, di Emanuele, ehm, lui magari non lo sa, ma quando noi eravamo ancora io e papà, tua madre e mia moglie, che eravamo celebri e nobili, abbiamo formato delle famiglie. Stiamo attualmente cercando di creare le rede. Benissimo, benissimo, abbiamo capito qual è il senso del, di questo passaggio. Eh, Emanuele Scala, eh, questo bilancio no, eh, bisogna conoscerlo perché deve arrivare in Consiglio Comunale, questo è importante, ma da quello che eh, si sente dire nei corridoi è passato alla visione dei revisori dei conti. È un buon bilancio, dicevo prima all'assessore, facevo rispondere lei, ma più che da responsabile di partito, in questo caso da consigliere comunale, è rispondente a quelle che sono le reali esigenze del territorio, della, della città? Allora, le dico subito, tanto non le posso rispondere nel merito perché lo dobbiamo ancora certo. visionare, peraltro anche i revisori lo stanno valutando in questo momento, quindi ancora devono... Dare il loro parere e poi diciamo, andrà alla commissione di competenza di cui faccio parte e quindi avrò modo diciamo, di poter valutare e poi dare diciamo, il mio giudizio, non solo diciamo, da cittadino, ma poi inevitabilmente da detta ai lavori. No? Visto che eh, eh, svolgo il ruolo di consigliere comunale, quindi eh, mi riservo, ma a, a sto a quanto dice diciamo, l'assessore Fiorilla: diciamo co, come sempre, sarà un bilancio che terrà in piedi una serie di esigenze che è quello dell'equilibrio economico-finanziario, e allo stesso tempo, però di poter eh, dare un, delle risposte. Diciamo, la città, su questo quindi mi riservo ma ripeto non credo che ci siano problemi da questo punto di vista, quindi so come lavorano e so che diciamo l'impegno che è la giunta perché comunque è un atto di giunta diciamo, co, approfuso per elaborare il diciamo, miglior bilancio possibile Allora cominciamo poi piano piano a parlare di prospettive no? in termini di azione amministrativa e in termini politici perché è importante che la città si prepari no? sia come dire sempre pronta per, per affrontare il futuro abbiamo affrontato queste due questioni che è un po' sono stati il modello per poter eh, intavolare una discussione stasera. Voi ad esempio, eh, no, il bilancio ancora non si conosce perché deve approdare in consiglio comunale, lo abbiamo rimarcato sia, sia io che il eh, consigliere eh, Scala. Voi questo bilancio comunque eh, lo andate a votare a prescindere. Come, come si comporta la Lega? si trova e cosa c'è perché eh, così occhi chiusi sicuramente non si può eh, fare una valutazione come si suol dire a caldo. Io penso che il problema principale non sia il fatto di votare o non votare, essere all'opposizione o non essere all'opposizione. Io ricordo e ho sempre detto comunque che in politica bisogna confrontarsi, come diceva poc'anzi anche l'amico Fiorilla. Il confronto però non va a senso unico: nel senso che se ci sono degli emendamenti, se ci sono delle eh, cose che si possono migliorare anche in questo bilancio e ci sono nelle commissioni i consiglieri di opposizione, chiamiamoli così, di opposizione, ma che suggeriscono di migliorare il bilancio per fare alcune cose che in passato o attualmente ancora non sono state fatte, devono necessariamente essere prese in considerazione. Se poi si fa il pugno duro perché c'è il numero, perché c'è la maggioranza che se lo vota, allora la, la risposta va da sé perché va a senso unico. Io dico, se ci sono i confronti e dei confronti aperti e soprattutto vengono prese in considerazione determinate cose, se ne può sempre parlare. Però ci vuole il confronto, perché in passato molte volte non è successo questo. Quando c'è stata la maggioranza, vabbè tanto abbiamo la maggioranza, andiamo avanti. Quando non c'è stata la maggioranza automaticamente si è cercato l'opposizione, mi sembra che ci sono state anche ma ma mancanze di numero legale ultimamente nei consigli comunali dovute al fatto che anche il sindaco lamentava il fatto che non c'erano alcuni consiglieri di maggioranza. Ebbene, tu non puoi cercare comunque le persone nel momento in cui ne hai di bisogno perché è logico che se io ti suggerisco, ti do l'assist e posso essere presente, devo essere anche preso in considerazione. E il bilancio non è altro che questo. cioè Se noi vogliamo partecipare, dobbiamo rendere utile il nostro apporto, i nostri suggerimenti, e si devono vedere. Se poi volete fare tutto voi, avete le capacità. Che ben venga, l'importante è che le risorse bastino, dico a livello di numeri per poter andare avanti. Voglio rifarmi a una cosa che diceva poco fa eh, Fiorilla: il fatto della Lega a livello regionale. Guarda che io so. Penso che ci siano stati anche comunque, dei comunicati e soprattutto eh, voglio mettere in evidenza la presenza costante dell'onorevole Ragusa per quanto riguarda il nostro territorio. Perché ci sono stati molti, molti suggerimenti, ci sono stati dei finanziamenti della Regione Sicilia grazie alla sua buona volontà e soprattutto al suo operato per quanto riguarda Scicli, perché il suo territorio ed è un onorevole naturalmente della provincia di Ragusa, ma Scicli in particolar modo va attenzionato e lui l'ha fatto sin dall'inizio, alcune volte magari ci sono state delle discresie, forse col sindaco, forse non si sono capiti, però i progetti che lui ha portato o l'ufficio ha portato, ha conoscenza della regione Sicilia e le ha sempre tutelati e spinti verso il Comune di Scicli. Io faccio un esempio, forse si sono persi addirittura circa 5 milioni di euro per l'ascensore della croce e tante altre cose che erano sicuramente importanti. Non per la sola costruzione dell'ascensore, che oggi stiamo parlando del nulla se parliamo di Covid e di altre necessità, perché 5 milioni di euro è una bella somma però è l'indotto che si va a formare soprattutto per quella che è la risposta che noi dobbiamo al turismo di Sicilia. Va bene. Collaborazione. Eh, mi, mi, pare, mi pare giusto far intervenire Scala rispetto a questi due passaggi sì. che ha compiuto ah, Quellino. In linea di principio non c'è nulla da eccepire, il problema è che però, eh, vado a memoria, ma credo che non sia mai accaduto, che, e parlo dalla parte dell'opposizione, che in commissione si presentassero i giusti, gli emendamenti, quindi si discutessero con molta serenità per capire no? eh, se c'erano i margini o meno. C'è, diciamo,. Co... Poi, attualmente... se in consiglio comunale no, no, no. direttamente significa no, no. che allora no, no. non si è mai fatto. No, 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 sto <ride> dicendo che invece c'è eh, purtroppo la cattiva abitudine, spesso è stato richiamato anche dal Presidente del Consiglio ma questo non solo per il bilancio, un po' per tutto, di presentare gli emendamenti sul momento. No? Cioè, si fanno le commissioni, spesso si disertano pure, oppure si vota in commissione e poi si portano eh, magari proposte, no? nel giro di due o tre giorni, non è che, dice, passano 15-20 giorni, lo elaborate in questi 15-20 giorni e quindi c'è il Consiglio Comunale. Con questo cosa voglio dire? La collaborazione c'è, problema anche in cui si, la mancanza di numero legale, quindi ora cercate l'opposizione… Eh, le mosse e i movimenti di soggetti che possono appartenere alla maggioranza sono diciamo, da scrivere, da attribuire le scelte alle singole persone che hanno in quel momento deciso di comportarsi così, su cui non entro nel merito eh, nel, nel merito peraltro diciamo si discuteva di una, di una cosa diciamo, abbastanza importante che è stata diciamo, fatta cadere così nel dimenticatoio e su questo diciamo, è da criticare in generale non solo per chi è mancato della maggioranza manca ma per l'opposizione, che comunque è uscita dalla, per, sapendo che mancava strategicamente il nuovo. Chiudo questa piccola parentesi quindi la collaborazione c'è ma discutiamone nelle sedi e nel momento in cui anche con grande serenità si possono snocciolare i numeri, si può certo, diciamo, giustamente certo, diciamo, confrontarci, certo. in commissione viene il responsabile eh, finanziario, quindi nel caposettore, viene l'assessore, si fanno le proposte, opposizione, maggioranza o comunque i soggetti interessati possono serenamente discutere e in qualche modo possono anche avvallare una proposta da chi che sia, diciamo, da qualsiasi parte. Ma se questo non avviene, se poi arriva un fantomatico eh, emendamento con, esclusivamente con eh, l'intento di creare confusione, di allungare i termini, dopo che siamo, vieni, tacciato di essere in ritardo. Facciamo un Così, il 31, dicembre, momento, il 31 dicembre che indicava l'assessore Fiorilla non, no. come? il 31 dicembre che indicava Fiorilla come. come il rischi, rischi, rischi è poi inevitabile. No? Che poi diciamo con non, non arrivare a quell'auspicio dell'assessore di diciamo, chiudere con la partita. Ma questo in generale, per questo ritorno a quello che dicevo prima. Arrivare prima permette di Dare diciamo co, eh, di accontentare quelle che sono le liturgie della politica. No, io dovrei perdere, perdere tempo anche spesso, mi dispiace ma è così, diciamo, co. molti hanno diciamo, per prendere tempo, siccome non ce n'è purtroppo tempo, anche per colpa magari eh, di, di, diciamo in questo caso, del fatto di essere arrivate tardi è fondamentale discuterne nelle sedi opportune. Il certo. Consiglio Comunale è una sede opportuna, ma quel filtro della Commissione ci permette di certo. smussare certo. No? Certo. eventuali problematiche. Certo. Questo è l'invito che faccio all'opposito. Questo vale non solo per la Commissione ci sono anche bilancio, dei da rispettare prima della presentazione. Peraltro, di... poi sono poi. i 20 giorni classici, certo. quindi dello studio. Certo. Ma ripeto, questo non vale solo per la Commissione in bilancio. Vale, è per una prassi che sta cioè, accadendo nell'ultimo, diciamo, arrivare in quel momento quasi di proposta fatta lì, quindi poi si deve interrompere, i pareri degli uffici non possono arrivare sul momento, quindi le forzature e quindi magari anche la chiusura no, eh, da parte di chi ha i numeri nei confronti di quell'atteggiamento. Su questo cioè, ma il clima ci deve rassenerare anche nel cercare di collaborare nei tempi e nei momenti opportuni, secondo me. No? Oh, una, una cosa, eh, Assessore volevo aggiungere qualcosa? Una cosa, breve. i cittadini che guardano, guardano noi, aspettano delle cose subito, immediate, certe. Non abbiamo potuto fare quello che si pensava si facesse a gennaio del 2020 perché nel mondo, no a cicli, è accaduto un fatto stranissimo. Non era mai accaduto nel mondo. Una pandemia, una pandemia di un virus. Ce n'erano stati virus. Addirittura ieri, avanti si stanno cercando, scoprendo veramente dei vaccini per l'AIDS, l'HIV. Ci sono stati quanti? Dieci anni, vent'anni per poterlo bene, trovare. Più, HIV. Mentre sul coronavirus, in un anno sono state raggiunti livelli Vabbè, che, attenzione, ma attenzione perché vi dico questo perché da gennaio 2020 ad oggi 3 dicembre 2020 l'italia sta contando i morti cosa si doveva fare quando non c'è certezza di che cosa bisogna programmare quando si va alla ricerca di evitare morti quindi tutti i comuni d'italia tutti i governi delle varie regioni Vabbè. lo stato allora io non voglio sminuire le responsabilità che spettano ad un amministratore se li assume chi ha questo non deve avere coraggio a dire la verità non ci vuole coraggio a dire la verità che mi guardi a me la uno che orazio ragusa sia una risorsa per cicli, è scontato dirlo, lo dico io, è una risorsa e se è una risorsa per cicli, Orazio Ragusa né si è tirato indietro né tantomeno è un avversario di questa amministrazione. Che cosa vuole? Glielo devo dire? Lo devo gridare? Orazio Ragusa si è attivato e lo dico, ma dare colpe al all'amministratore se non ha raggiunto l'obiettivo di avere un bilancio a novembre del 2019, la legge dice, per il prossimo anno. Ma le assicuro che se mi dà due minuti io le potrei raccontare la storia dei bilanci che si fanno no. preventivamente no. a un anno di ritardo. Mi dispiace, Bene. ma... Siamo davvero uh, mi ha con graziato per non stretti. dire quello che se no altrimenti ci mettiamo tutti a piangere. Allora da questo punto di vista, rinnovo. Vogliamo bene, a cicli, vogliamo bene agli abitanti, vogliamo veramente capitalizzare una delle risorse che ha, una risorsa che ha. Nel 2021 dobbiamo cercare in tutti i modi di mantenere questo percorso sulla sicurezza sanitaria su questo può anche significare una concentrazione di attenzione per sviluppare delle prospettive Vabbè, parleremo più tardi in di, ma questo lo di lascio io alla politica certo. io in questo caso vi sto dimostrando che la passione e tutto il tempo che stiamo dedicando con tutte le vite che ci possono Piovere, va bene, è normale, è la famosa sacralità della politica, ma nessuno può dire che Giannone, in quanto sindaco eletto dal popolo e in quanto poi uomo dello Stato in un luogo, in un'agenzia educativa che è la scuola, si è prodigato personalmente, direttamente, con grandi sacrifici personali, personali, perché? Per i cittadini. Poi saranno i cittadini a valutare ha fatto bene o ha fatto male. Oh, e noi siamo qui perfetto. per questo. così. Mi dà uh, la stura per poter uh, coinvolgere nuovamente nel, uh, nel giro, forse uh, conclusivo, anche se poi. Faremo fare qualche conclusione ancora agli ospiti. Eh, diceva, parlava di amministrazione, eh, ci saremmo arrivati da soli. Eh, anche Pierluigi Aquilino metteva, come dire, a rischio la tenuta di questa maggioranza. Eh, oggi qual è la situazione in questa maggioranza? Aquilino, parlando di Consiglio Comunale, dice ma qualche consigliere di, di maggioranza sono diversi non è che poi eh, marciano per, per spingere questo carro ci sono carro... stati dei documenti pubblici che insomma, si sono, hanno messo in chiaro tutto ciò che era l'inoperato dell'amministrazione ma io posso capire nel momento in cui lo fa l'opposizione lo faceva la Lega lo fa un altro diciamo, consigliere comunale ma hanno messo in chiaro determinate cose che non piacevano però si diceva siamo là Rimaniamo là, forse qualche posto, mancava qualche posto, come si suol dire, qualche poltrona, qualche consigliere, allora può darsi che la cercava in questo modo. Ma credo che non sia corretto perché, nel momento in cui tu metti a rischio la tenuta della maggioranza e dici eventualmente a me non sta bene questo, questo e questo, la programmazione di tutto ciò che il sindaco Giannone ha messo in atto e alcune cose non ci stanno bene, sono stati due consiglieri a fare un documento ben preciso, però. Poi alla fine, siamo ancora qua, votiamo ancora, cioè facciamo capire ci siamo. Ma state attenti perché comunque la maggioranza vacilla. Questo è quello che ho capito io da un documento che è uscito. Non faccio nomi, ma ci c'è questa Devo maggioranza. Che lo a e scala. secondo me, non è nemmeno come dire corretto se fanno parte della maggioranza. Se non fanno parte della maggioranza, ci può anche stare. Eh, scala, è giusto far rispondere a Scala. Ci qui. Oh, io posso, posso rispondere, non è che... Vabbè, ho stati gli artefici dei rimproveri cioè... verso questi consiglieri, poi, insomma, la vogliamo dire tutti, è... rimproveri, tra virgolette, per dire siete, eh, state attenti, insomma, siete nella maggioranza, anche voi. Starte, ma questo sta nelle così. cose, no? Sta eh, nelle cose? Sta no, nelle cose, è, è logico, è altro, se siete nella maggioranza dovete rispettare le regole. Peraltro, peraltro, diciamo, co, documenti pubblici, no? esternazioni pubbliche, quindi non è che c'è nulla da certo, nascondere, certo, eh, ma l'ho premesso prima, no? ho fatto l'esempio eh, dell'ultimo Consiglio Comunale in cui si è diciamo, eh, trasversalmente eh, si è usciti, anche se poi eh, non fisicamente, visto che eravamo in video, eh, però diciamo co, il fatto di spegnere la telecamera è quasi diciamo co, è come mimare l'uscita dall'aula in questo senso. Eh, che ognuno se ne, si assuma le responsabilità di quello che fa. Certo. Perché non è che qua non c'è un patto di sangue, no? che si fa parte della maggioranza, e quindi devi sottostare. Non ti stanno bene le cose, le è esternata. Te ne prendi, te ne assumi la responsabilità non solo nei confronti di chi con, o comunque delle persone con cui hai porta avanti un progetto, comunque se fai parte di, tra, tra di una squadra, ma poi anche nei confronti della gente. Se hai necessità di dover, in qualche modo, perché i tuoi elettori ti chiedono di avere questo tipo di atteggiamento, ma portalo avanti. Eh, qua non è che non facciamo prigionieri nessuno. Eh, ognuno è libero di fare quello che vuole. Eh, si, si lavora, lo ha detto: si è raggiunto una, si sta lavorando, c'è sinergia, si va avanti nelle cose. Eh, Tempo fa, quando mi ha intervistato, chiedendo no, sui momenti eh, che cosa, diciamo, cosa sarebbe potuto accadere, io credo fosse stato anche profetico, perché tra le tante cose gli ho detto non eh, trascuri il fatto che, che rimarrà tutto così. Non mi sono sbagliato. Ricordo, ricordo ricordiamo, sbagliato. ricordiamo bene. Perché? Perché diciamo che evidentemente dopo una serie di valutazioni eh, si è inteso, si è capito che si poteva andare avanti. Poi i messaggi che qualcuno, e ripeto: qui ritorniamo sempre alle liturgie della vecchia politica, che sono lontani, ha detto bene, rimproverati. Io non rimprovero nessuno, però sono lontani, a meno del movimento che rappresento io. quel tipo di azioni, quel tipo di atteggiamenti. No, fai parte, lavori, ti lamenti, hai da dire, eh, io utilizzo un termine spesso ed è quello della squadra, del gruppo. Eh, i panni sporchi si lavano in casa Certo, ovviamente lo fai fuori, fai più clamore e credi di avere più forza. E invece lo diciamo a ognuno, ripeto sempre, la sentenza verrà data a posteriori. Ecco, eh, sul piano politico possiamo ragionare in prospettiva. Eh, questa città eh, eh, ha bisogno di andare avanti, di crescere ulteriormente. Eh, di cosa eh, ha bisogno la città? Cerchiamo di guardare un po' oltre il, il naso, cioè adesso arriva il 2021 eh, e ci sono altri appuntamenti. L'emergenza sanitaria, lo sappiamo, lo ribadiva Fiorilla del resto. Ma a parte l'emergenza sanitaria, bisogna comunque andare avanti, bisogna comunque governare una certo. città. Qual è il ragionamento che fa Start Cicli in questa fase, no? in questo uh, fine 2020? Sì, beh, eh, premesso. Per quanto possa essere ripetitivo, comunque la condizione attuale beh, spesso stoppa anche questo tipo di, eh, eh, di, di, di ragionamento, eh, di, di discussione, che è inevitabile. che Proprio in questo momento diciamo, siamo, mancano 11 mesi, io lo voglio ricordare, mancano 11 mesi a novembre 2021, che sono i 5 anni della Giunta Giannone, quindi di questa amministrazione. E quindi è inevitabile pensare, pensare al futuro, certo. è corretto anche nei confronti della città a cominciare diciamo, a, co a far capire in qualche modo eh, quello che si deve aspettare per il futuro. E io lo, lo voglio, diciamo, voglio fare questo tipo di fotografie, voglio lasciare eh, questi quattro anni, e credo quindi questi cinque anni no, di amministrazione, diciamo, di sì. eh, è come aver acquistato una casa che era malconcia che non aveva problemi di fondamento, che aveva, diciamo, cochera e quasi lì, lì sul punto di crollare perché lo ha detto l'assessore Grillo. i commissari che c'erano durante il Comune avevano la grande possibilità, perché erano slegati dal potere politico, di poter incidere non solo, come ha detto anche Pierluigi Aquilino, l'ordinaria amministrazione, ma fare quello che è dare una riassettata ad alcune situazioni, invece le hanno lasciate lì, lì e le abbiamo dovuti in qualche modo, diciamo ce ne siamo dovuti far carico noi, ha fatto un esempio, il, il, il rendiconto 2015 l'abbiamo votato noi, l'abbiamo dovuto elaborare e votare noi, no? cioè, ora facciamo l'esempio di un bilancio, ma così come di tante altre cose, quindi trovi questa casa, l'hai comprata, cioè nel senso hai vinto le elezioni e questi cinque anni la gente che passa, ecco in questo caso la Lega piuttosto che l'opposizione, dirà che questa casa non piace. Non, ha, non mi sta piacendo ancora ma siccome tutte le case che sono in strutturazione probabilmente non colpiscono perché non vai a guardare il lavoro che stai facendo e questi cinque anni sono serviti, perché siamo quasi alla fine a creare questa struttura solida per poi dare per il futuro, si spera diciamo, Bene che città, altri 5. Che, ma è inevitabile che la città in qualche modo possa poi giudicare se sei diciamo co, eh, bravo anche nella parte stessa, qual sempre lo stesso Questo leader. È mantenendo sempre lo stesso leader lo, beh, ovviamente il sindaco mi pare l'abbia diciamo, detto, sì. detto ripeto quindi diciamo, co, credo che sia anche nelle cose no? la possibilità giustamente per chi si è speso cinque anni di ricandidarsi lo hanno sempre fatto tutti quindi è nelle cose sta nelle cose tutto questo però ripeto quegli altri cinque anni serviranno a dare le risposte a quelle domande che faceva lei No? Il decoro, cioè la, la parte esteriore, la programmazione fluida no? di quella che è l'attività. Ripeto, questi cinque anni sono stati faticosi perché c'era tabula rasa, quindi ricostruire qualcosa ha portato anche delle lentezze, ha portato ad una serie di appesantimenti no? nella, nella gestione che sono stati inevitabili. Quindi adesso il futuro è proprio quello: quello di costruire qualcosa che ti permetta poi di abbellire quella casa su cui hai investito, su cui hai speso risorse, energie, passione, come diceva l'assessore Fiorillo. Questo è, diciamo, col nostro messaggio. Per il prossimo futuro. Oh, questo ragionamento uh, è perfetto. Sì. Eh, lo, lo potete fare voi in, in Lega, magari eh, facendo un, un altro tipo di cioè altre considerazioni. Cioè loro si stanno preparando. È giusto che sia così, lui diceva bene, certo. noi pensiamo ai prossimi cinque anni, ci stiamo preparando perché la città vuole sempre degli amministratori che siano preparati. La Lega, chi oggi è minoranza, sta ragionando in prospettiva? Per forza, eh, penso che sia il progetto di qualunque partito, insomma. non solo perché è la Lega, ma la Lega in particolar modo a cicli ha sempre eh, lavorato in tal senso e mi piace l'esempio che fa Scala, lo sai perché? Perché questa eh, famosa eh, diciamo, casa che avete trovato forse rurale, che eh, dove ancora, per quanto rustica, naturale no. nel senso che è, è, è da tempo che ancora va rifinita, che oltre essere. a essere rustica deve essere sicuramente ancora presa un po' come dire in considerazione sia per quanto riguarda l'intonaco, sia per quanto riguarda i mattoni sia per quanto riguarda gli infissi dice, ma che cosa sta dicendo? e voi avete una proposta migliore? Una... Mi pare ci, ci sono di si sicuramente dei, migli delle, mh, dei miglioramenti da fare mh, sulle dritte che dice Scala non perché devo dire che lui o chi per, per lui deve fare o ha fatto male ci sono dei miglioramenti perché ci sono anche dei punti di vista perché loro hanno scelto Determinati progetti hanno condiviso determinati progetti con altre forze politiche. Ecco, usciamo dalla metafora. Perfetto, ecco. però noi sicuramente abbiamo una visione ben altro, diciamo diversa perché, oltre ad avere, come diceva anche Fiorilla, il referente eh, alla regione, abbiamo anche le possibilità di progettazione diverse rispetto a quello che invece fino ad oggi si sono e non si sono utilizzate perché alcuni progetti si sono tralasciati. Vuoi non tanto la, la politica, ma anche ehm, gli uffici, eh, anche chi dirige determinati uffici non ha avuto il tempo, non c'è stato il personale? Noi abbiamo intenzione invece di rimettere questa casa eh, dal punto di vista diciamo, strutturale e ripianarla in tutt'altro modo perché comunque gli scicalitani, e poi verrà chiesto anche a loro, al popolo. Dobbiamo vedere se sono contenti, perché se non sono contenti sceglieranno sicuramente la Lega, sceglieranno anche i movimenti civici a cui noi sicuramente siamo aperti, ma dobbiamo costruire un futuro diverso per Scicli, perché Scicli si merita molto di più, non solo per quanto riguarda lei diceva "Cosa pensi per Scicli per il futuro? Quali sono i progetti?" chiedeva all'amico Scala. Il eh, progetto futuro è quello del turismo, l'abbiamo già visto e grazie a, a chi ci ha dato l'assist in questo caso che sono state queste puntate diciamo, del commissario Montalbano, ne abbiamo approfittato, ma la politica non è stata incisiva sul turismo e quindi è partito il turismo perché la politica ha dato l'input, no. Abbiamo avuto la fortuna di utilizzare il turismo e tanti, tanti eh, diciamo, commercianti a, a livello sciclitano ma anche a livello ragusano hanno avuto questa grazia della famosa pubblicità e quindi parecchi hanno visitato il nostro territorio. Da lì allora eh, alberghi, BB, eh, ristoranti, bar e altre cose. Ma dobbiamo ancora di più scavare su, da questo punto di vista perché col Covid sicuramente sono andati indietro queste attività. Dobbiamo aiutarli, i ristori nazionali non so se basteranno. Quindi anche la politica ciclitana si dovrà inventare un modus operandi diverso rispetto a quello che è stato utilizzato fino ad oggi, perché ci sono delle risorse a livello nazionale, a livello europeo, a livello regionale, allora andiamo a bussare nelle porte, quello che dicevo molte volte io anche eh, in passato agli assessori, ti prendi la valigetta, te ne vai a Roma, te ne vai a Palermo, vai a bussare, dici, ma come non mi fanno entrare e stai lì fino a quando non ti danno una risposta concreta per avere delle risorse per il nostro Paese. Io mi spenderei in tal senso e la nostra idea va sicuramente su questa strada. Allora, io chiudo con eh, la persona che ha aperto la trasmissione, potrei anche chiudere, però io approfitto della sua eh, presenza per, per chiederle, intanto diceva bene eh, Emanuele Scala, lunga vita all'amministrazione Giannone. Eh, lunga vita all'amministrazione Giannone, ma c'è il bisogno di essere impegnati no? a rivedere attraverso riunioni, eh, eh, incontri? C'è eh, questa necessità di rivedere le cose sul piano degli assetti politici, della composizione? Fiorilla, io approfitto della sua presenza, lei mi può anche non rispondere perché tanto c'è subito la sigla che eh, può, può, sì, può andare. Ascolto. qui e dobbiamo discutere in un modo sereno. Siamo in democrazia, non siamo nel far west. Nessuno deve uccidere un altro per fare vincere con la forza la propria eventualmente supremazia. E in democrazia, a me, hanno insegnato che si discute. Se ci sono le riunioni per poter discutere, che danno è? Eh, ma scusa, la domanda era questa? Ci vuole riunioni, criminalizzare riunioni, perché discutiamo? Riunioni che eh, hanno come, eh, come eh, punto fermo una, una variazione certo, dell'assetto. Siccome dice lunga vita all'amministrazione. Eh, lunga vita al re, Giannone, lunga vita alla regina. Lunga vita all'amministrazione. Ma quindi chiedevo, visto che era presente, allora, nulla Noi di... abbiamo un programma e abbiamo una vita limitata come arco temporale perché. I programmi si concretizzano e allora i famosi consuntivi si fanno a fine del programma. Un altro anno, diceva il consigliere Scala, abbiamo 12 mesi. Non c'è dubbio che in questi 12 mesi poi si tireranno le somme. Queste somme verranno poi come si suol dire, divulgate a chi non li conosce, oppure ribadite a chi già li conosce. Quindi non c'è questo impegno, questa volontà di cambiare qualcosa in ma questa diciamo, amministrazione. Ma Cerco diciamocelo, di diciamocelo veramente, in questo periodo ci sono stati degli avvicinamenti, è, eh. qualche amministratore è andato via, qualche amministratore è stato sostituito, ma Cicli c'è, c'era e ci sarà. A questo punto, se l'elemento che lei ancora vuole con pervicacia, cercare che possa come si dire, eh, essere una frattura. Questa non c'è stata. Chi, come diceva Aquilio, ha avuto modo di dire le proprie cose e a ribadirle con eh, comunicati stampa, si è assunto alla responsabilità. L'importante è che, di nuovo ribadisco, nella democrazia uno può dire quello che vuole assumendo la responsabilità, ma non deve essere però lei la sa questa parola, la conosce, gliela voglio ribadire, ricatto, nel nome di una stabilità politica. Quello si chiama sempre ricatto. E allora chi riceve il ricatto deve necessariamente adottare un sistema di prevenzione, la sicurezza. Questo ricatto a che cosa è finalizzato? A delle cose personali? No, non si ci sta. Beh, poltrone, queste una ritualità che non appartiene all'amministrazione comunale. Si è cercato nella sede del Consiglio Comunale con un dibattito. Qui si esprime nel Consiglio Comunale una parola, che è l'unica arma che la democrazia consente, la parola. non pistole, coltelli. Chiarissimo, chiarissimo. E stato... eufemisticamente però no, pistole qui non ci sono. Però quando si dice voglio spazio, se c'è e se non c'è che cosa faccio? chiaro chiaro chiarissimo ha capito? Chiarissimo. no no mi ha capito? l'ho capito okay. ho grazie l'ho capito, capito. Eh, diciamo un'ultima cosa a proposito siamo in... piccolissima piccolissima perché mi è stato fatto una, diciamo mi hanno mandato un messaggio e una segnalazione e la cosa diciamo che non riguarda questo argomento della politica importante però ritengo che in questo momento ci siano cose anche più delicate mi hanno scritto che eh, i malati covid che ci sono a Scicli in questo momento hanno difficoltà per quanto riguarda il fatto dei rifiuti cioè è da 21 giorni che hanno a casa i rifiuti e non viene nessuno a ritirarli perché la ditta che aveva preso l'appalto addirittura non eh, non li ha ritirati, non li ritira, non c'è più, si è ritirata, eccetera, eccetera. Questo penso che sia, al di là diciamo, delle problematiche grosse che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora, un'altra uh, importante questione che l'amministrazione, anche se non ha la delega sull'assessore Fiorilla, però lo voglio dire a lui, siccome è sensibile, io quando le cose le dico a lui in genere li sente e cerca di risolverle, cerco anche di mettere in risalto questa. In se ha difficoltà e non le può risolvere nemmeno lui, ci mancherebbe, io non voglio così fingere, però è vero pure che su quello che è la base di determinati equilibri e tenere sicuramente diciamo, l'immondizia a casa per 21 giorni, nessuno perché si è rivolto pure al sindaco, il sindaco dice che gli ha detto, guarda è l'ASL che se ne occupa questa è una cosa molto grave, se sta qualcosa se sa qualcosa è considerato che stasera ci siamo tutti detti amico amici Certo. E allora rimaniamo in questa chiamiamola in sintonia. Quello che dice Aquilino era vero. Poi c'è stata una circolare da parte della Regione Siciliana della Protezione Civile del dirigente nuovo, dottor Cocina, ingegnere Cocina, ha consentito rispetto agli obblighi che erano dell'ASP che non riusciva finalmente si è data una chiamiamolo un raccordo con un altro tipo di cabina di questo peggio. è cambiato oggi allora è cambiato fine, in due giorni eh, e in questi due giorni era così, eh, fino, a, eh, fino a due giorni all'una di notte la tec che rispetto a quello che non poteva essere perché dovevano essere ci ha dato la risposta e sono stati e, e come suol dire l finalmente è stata data una risposta nel consentire a queste a questi cittadini che provvisoriamente si, in si trovavano in difficoltà di alleggerire il disagio che pativano per effetto di un eh, coronavirus. E io dico, eh, Pierluigi, eh. questo è il modo di confrontarci. C'è certo. un problema, lo espone, si risolve e siamo tutti felici e è felici contento. per un buon Natale. Uh -huh. Un Natale particolare, io l'ho chiamato stamattina un NAD che è un Natale a distanza. Beh, Manteniamo grazie. le distanze rispetto alla DAD, che è una didattica a distanza, e questo consentirà di svolgere ognuno il nostro ruolo nella totale e piena autonomia e in democrazia. Bene, grazie, grazie a tutti, grazie a Emanuele Scala grazie. di Star grazie, grazie anche all'assessore Ignazio Ferilla, grazie anche per Luigi Aquilino, a commissario della Lega Cicli. Grazie, grazie alla prossima settimana con una nuova puntata eh, con Città a Confronto